La grande musica degli Imagination, un tuffo nella disco music anni 80, che meraviglia. Mario, tu la ballavi? Sì. Assolutamente sì. Quando ancora avevo il fiato per farlo. Anche noi. Poi l'età ovviamente fa il suo corso. Ma dai, che ti vediamo in splendida forma vicino ai tuoi cosmetici, non barare. Quelle aiutano assolutamente. Siamo in compagnia del nostro ospite. Mario Bonavia, esperto di cosmesi, e con Mara Calesso, fondatore della linea di cosmesi Marina Emotion. E allora chiediamo a Mario, il nostro ospite, che cos'è, Mario, la talassoterapia? Allora, talasso è un nome che deriva dal greco. Sì? In realtà i greci avevano più di 20 parole per dire mare, pensa, avevano una proprietà di linguaggio che era incredibile. E talassa per loro era proprio il mare blu, il mare mediterraneo, il mare nostrum, quello che potevano scorgere dall'acropoli e ammirare. Per cui noi adesso diciamo diamo il senso alla parola talasso proprio come mare in generale, per cui abbiamo ritrovato questa parola. Talassoterapia fondamentalmente è il connubio di cosmetici marini per andare a migliorare una situazione del corpo umano, un inestetismo, diciamo che terapeio in greco significava migliorare lo stato dell'essere, no? Migliorare e curare la persona. Per cui talassoterapia è tutto ciò che possiamo utilizzare in cosmesi che viene dal mare, che va a mitigare uno stato di inestetismo o comunque di malessere della persona. Ho detto malessere non a caso, Mi fai perché... pensare anche a me a un malessere antipatico per le donne, la Esatto, perché l'incubo. c'è un concetto molto avanzato che stiamo cavalcando, che è quello di psicocosmesi, perché tante volte l'inestetismo non è solo l'inestetismo in sé, ma genera anche proprio dei problemi psicologici, perché la persona giustamente non si vede bene, non si piace, e quindi diciamo, andare ad aiutare da questo punto di vista significa veramente fare anche un lavoro sul benessere psicofisico della persona. Per cui il ruolo dell'estetista è importantissimo, tante volte neanche se ne rende conto, ma è una metà estetista, metà psicologa tante volte, per cui fa veramente un ruolo importante. Non c'è niente che fa meglio della seduta sul lettino dell'estetista. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti io sono un promotore dei cosmetici, per carità, domiciliari, perché poi giustamente le persone a casa devono utilizzare anche i migliori cosmetici, ma comunque il ruolo dell'estetista è sempre primario, e dico a tutte le donne: non rinunciate alla vostra seduta dall'estetista, perché è veramente importante, fa bene sotto tanti aspetti. Mario, perché l'acqua marina è così importante in questo tipo proprio di intervento, cioè per andare a combattere l'inestetismo della cellulite? Beh, questo è una domanda a cui si risponde con un'altra domanda, che è: dove abbiamo passato i primi 9 mesi della nostra vita? Ecco, eccola lì. Questa è la domanda veramente importante, perché anche lì ci sfugge il nostro retaggio. Noi veniamo dal mare, veniamo dall'oceano, e tuttora ogni singolo essere umano passa 9 mesi della propria vita in un piccolo oceano, perché il liquido amniotico ha la stessa fisiologia, lo stesso pH, gli stessi sali minerali dell'acqua marina, dell'oceano, per cui il nostro passato ritorna e ci dice: attenzione che voi siete esseri marini. Quindi portare l'acqua marina in istituto, portare l'acqua marina in un trattamento estetico, significa ricongiungere la persona con le sue origini. E per cui è chiaro che vado a enfatizzare tutto quello che poi il cosmetico farà. Quindi vado ad aumentare la sua efficacia, perché il corpo dice: ok, sono nel mio elemento base, sono nel mio elemento amico, c'è l'acqua marina, quindi abbasso le difese e faccio penetrare anche i principi attivi. E questo è un piccolo inganno che però ci concediamo proprio per far star meglio il corpo. Qual è il ruolo funzionale delle alghe in ambito cosmetico, secondo la vostra esperienza? Le alghe sono degli elementi incredibili, interessantissimi, importantissimi. Hanno la capacità di, diciamo, biologica, hanno una forza biologica incredibile, molto forte. Possiamo parlare di alghe, di microalghe, di plancton, di diatomee, appunto, dicevo prima, producono addirittura un terzo dell'ossigeno del pianeta. Per cui
Ecco, hanno la grandissima capacità di parlare con il corpo umano, la lingua del corpo umano, che non è facile, perché riuscire a dire a un fisico che magari ha tanta acqua, quindi soffre di ritenzione idrica, di riattivare i canali osmotici, quindi di liberarsi dell'acqua, quindi di favorire il drenaggio e di invertire il processo di stasi linfatica, non è facile. Eppure le alghe hanno questa grandissima capacità di farlo in maniera totalmente naturale, perché parlano proprio il linguaggio del corpo. È come se sapessero esattamente qual è il problema e sapessero anche come risolverlo. Voi con la linea Emotion avete così stravolto un po' quella che è la cosmesi tradizionale. Perché avete riscontrato dei limiti? Eh sì, perché allora diciamo che, come dicevo prima, ci sono tantissimi fitoelementi o elementi vegetali che hanno dei ruoli importanti, ci servono tantissimo, per cui vanno molto bene. Però il limite della terraferma è che intanto è già stato scoperto tutto, per cui non viene scoperta una nuova specie botanica da almeno 100 anni, perché giustamente ormai le terre sono state esplorate, quindi è anche difficile introdurre nuovi principi attivi, nuovi elementi, si conosce già un po' tutto. E quindi quel tipo di cosmesi è un pochino ferma, ma perché per limiti oggettivi, ecco, non per colpa sua. E mentre nel mare la cosa bella è che è ancora tutto da scoprire, gli scienziati stimano che non siamo neanche al 5% della scoperta di quello che si può trovare ancora negli abissi marini, quindi è tutto un mondo da scoprire e ogni giorno si scoprono veramente dei nuovi elementi, dei nuovi microrganismi, addirittura, vabbè, una cosa brutta lo scioglimento dei ghiacci, però vengono in realtà scoperte delle nuove specie che magari sono intrappolate lì da milioni di anni. Per cui un piccolissimo lato positivo della medaglia c'è. E il mare è ricchissimo e ancora noi non riusciamo a calcolare quanto, per cui è chiaro che il nostro lavoro è quello di ricerca, grandissima ricerca, e andare a scoprire sempre cose nuove. Vi faccio un esempio banale, però fa capire molto. Il sale, sì. Il sale marino, ok, noi lo utilizziamo molto, ha un effetto sia se ingerito, perché ovviamente lo usiamo come alimento, sia a livello cosmetico. Ecco, ricrearlo in laboratorio è facilissimo. Fare il sale sintetico è un gioco da ragazzi, cloruro di sodio. Però se io faccio il sale in laboratorio, il corpo non lo digerisce, non lo accetta, non lo assimila. È come se sapesse quello che viene dal mare e quello che non viene dal mare. È quello che è finto, riconosce. Esatto, esatto. Chimicamente sono identici, eppure il nostro corpo è in grado di distinguere. Questo deve avere un significato. Quindi è una memoria cellulare, praticamente. Eh sì. Mario, tu sei proprio nella tua esposizione una persona, si sente molto molto cordiale, però io so anche che da un certo punto di vista, per quello che è il tuo lavoro, tu hai una rigidità ferrea che è rappresentata dalle famose leggi Bonavia. Sì. Le tre leggi sono il nostro mantra fondamentale e lì non si può derogare, le abbiamo create io e Mara proprio per dare un codice etico interno a noi, perché le dobbiamo assolutamente seguire nel produrre ogni elemento della linea Motion, ma anche da comunicare all'esterno, proprio perché vorremmo che le tre leggi di Bonavia fossero uno standard cosmetico, perché è giusto così, è giusto chiamare cosmetici quelli che veramente svolgono un'azione e unguenti quelli che magari sono solo creme profumate, magari non hanno una vera efficacia. E per cui abbiamo creato queste tre leggi. La prima è molto banale, in realtà, perché è il cosmetico non deve fare male, non deve creare... Banale, ma mica poi tanto, cavolo! Bravissima! Infatti ho detto, è la cosa più banale da dire, ma in realtà è la più importante, sì? Perché sì. Poi basta vedere un pochino, basta girarsi intorno, si trovano veramente tante perplessità in quello che il mercato può offrire, quindi... come anche quello alimentare, no? Noi sappiamo che ci sono state anche delle battaglie, adesso cito l'olio di palma, ma perché poverino, tutti se la sono presa con lui, ma veramente bisogna stare molto attenti anche sia a quello che si mangia, ma anche a quello che si mette sulla pelle, per cui noi nella scelta degli ingredienti siamo
molto molto attenti, non vogliamo assolutamente nessun tipo né di tossicità né di allergeni, per cui questa è veramente la nostra linea guida fondamentale. Piuttosto rinunciamo a un ingrediente che può essere anche interessante o efficace o di moda, se non siamo sicuri al 100% che sia totalmente sicuro. La seconda è che è altrettanto banale, ma anche qui purtroppo non viene mai, quasi mai seguita: è un cosmetico, per funzionare deve penetrare nella pelle, quindi se sta fuori fa fatica. Ci sono dei cosmetici con dei bellissimi inci, l'inci è la lista degli ingredienti, no? Sì. E uno dice, ah, quante belle piante officinali, ha un inci bello ricco, però poi magari ha degli incipienti molto siliconici con delle molecole molto grandi, e il cosmetico, se non penetra, non fa niente. E mi fa pensare, finisce per fare poi da barriera e non far respirare. Bravissima, bravissima. Per cui nel Deplian si pubblicizza l'ingrediente attivo, ma non si dice che magari gli eccipienti sono occlusivi, appunto, sono dei burri con delle molecole molto grandi, per cui se il cosmetico sta fuori fa fatica a teletrasportare non esiste questa magia per cui vengono teletrasportati gli attivi dentro. Il cosmetico o penetra o non penetra, e quindi anche la penetrazione del cosmetico è un argomento importantissimo, e noi stiamo molto molto attenti a questo aspetto, quindi nell'equilibrio della formula. La terza è esattamente la terza legge, e definisce esattamente cosa dovrebbe fare un cosmetico, anche lì un po' dimenticata, cioè il cosmetico vero parla con il nostro corpo, fornisce un'informazione chimica e gli fa svolgere un'azione, e questa è la vera funzione di un cosmetico. Qui parliamo di alta cosmesi, cioè un cosmetico che interagisce con il nostro corpo e lo stimola ad automigliorarsi. Pensate appunto alla cellulite, non esiste un cosmetico anticellulite in senso stretto, perché la cellulite non c'è quello che va lì e gli spara con la pistolina e la cellulite scappa via, anche se tante volte le pubblicità ce lo fanno credere. Il vero cosmetico è quello che insegna al corpo a non farsi venire la cellulite, quindi a drenare i liquidi, a liberare gli spazi interstiziali tra le cellule, a far funzionare il sistema linfatico. Questa è alta cosmesi. Per cui ecco, noi con le tre leggi abbiamo voluto veramente dare tre risposte importanti alle esigenze del mondo cosmetico, e ne abbiamo fatto poi una legge interna nostra. E questo è importantissimo, uniformarsi a dei principi che diventano bandiera proprio del proprio lavoro, e i prodotti cosmetici Emotion possono, e questo lo possiamo veramente dire, essere utilizzati per decenni senza creare sì. problemi di nessun assolutamente, genere. Noi li utilizziamo anche per noi. Ecco, per questa è una cosa importantissima, perché poi io mi chiedo sempre, ma chi fa i cosmetici poi li prova, li usa per se stesso? Vabbè, noi in famiglia siamo i più grandi clienti di noi stessi. Diciamo che ovviamente mia moglie fa impazzire i nostri chimici, perché è di una pignoleria incredibile, estrema, ma in realtà lo fa perché poi dice, benissimo, questi cosmetici li devo usare io. Noi le nostre creme le utilizza mia figlia di 4 anni, e noi siamo perfettamente sicuri che sta utilizzando un prodotto totalmente analergico e sicuro, per cui non lo faremmo se non fossimo così, diciamo, rigidi sulle nostre regole. Per cui Mara ha una grandissima esperienza di spa manager, ha diretto alcune delle spa più grandi d'Italia, e lei fa i cosmetici proprio con la mentalità di chi li usa, proprio per se stessa, e poi quando piacciono a lei, casualmente piacciono anche a tutte le nostre cliente e alle loro in clienti. Caso. Sì. Questo è lo spirito giusto, giusto, i cosmetici sì. fatti da chi li usa. Giusto, l'etica è fondamentale. Mario, grazie, perché tutto, cioè questo veramente excursus che abbiamo fatto insieme testimonia la serietà e l'amore per il vostro lavoro, e io vi ringrazio, e voglio ricordare ai nostri ascoltatori che ulteriori informazioni possono essere trovate, sono disponibili sul sito www.emotion.it, ma che lo specifichiamo, si scrive Emotion. Esatto, Emotion. Sì, perché poi pronunciato è più difficile. Emotion.it, esattamente.
Buon lavoro Mario e grazie perché ci hai aperto una finestra sull'oceano questa mattina. Grazie, grazie a voi, grazie, gentilissime, buona continuazione. Grazie, altrettanto, ciao. Buon lavoro, ciao. Ciao. Claudia Witton. Sono qua, la Witton. E allora? E allora, bel mondo questo bellissimo, dell'oceano. Bellissimo, davvero, mi ha lasciato veramente delle bellissime sensazioni. Esatto, poi se pensiamo che è stato esplorato quanto è detto il 3%, se non ricordo più la percentuale, ma pochissimo di questo mondo che è sommerso e quindi penso agli sviluppi, no? Anche della ricerca. Sì, esattamente, un'altra frontiera veramente sì. Che sta percorrendo questa azienda, a cui facciamo davvero sì. I nostri più cari auguri e complimenti per davvero. La serietà. Ci ascoltiamo un po' di musica, conversation, facciamo un po' di conversazione qui, anche il perché se il salotto si sta riempendo, amici, non andate via perché tra poco avremo... Ah, ciao, buongiorno Antonio Poggi, buongiorno Carla e Claudia. Ciao! Ciao, ciao. Restate con noi perché qui veramente c'è bella gente.